E ciao a tutti ragazzi, sono Mattiz e bentornati sul mio canale. Eccoci qua tornati finalmente con un nuovissimo video. Mentre il muro di casa mia sta diventando Fortnite praticamente, sono qui per dirvi che siamo tornati con una nuovissima challenge. Da come avete letto dal titolo, oggi proverò a vincere utilizzando solamente gli airdrop in una partita di Fortnite. Vi dico, sarà un'impresa molto ma molto difficile. Ciò che dovremo fare sarà praticamente nasconderci fino a quando non sentiamo scendere un airdrop e cercare di aprirlo senza morire. Io direi che possiamo incominciare. In descrizione trovate la mail per mandarmi le vostre clip più divertenti di Fortnite, che compariranno poi nella serie che sto per incominciare. Ora però spostiamoci su Fortnite, anche se alla fine non è che cambierà molto. Aggiornamento. Serio? Oh. Aggiornamenti a parte, la skin che andremo ad utilizzare oggi sarà... Oggi voglio usare lei. Non so perché, ma non la uso mai, poverina. La prima partita è iniziata. A mio parere è inutile andare nelle prime città, ma è inutile proprio andare nelle città, perché alla fine gli airdrop partono, se non sbaglio, dopo che si chiude la prima safe. Quindi ci tocca stare un po' nascosti, ecco. E dove nascondersi? So io dove andare. Poi dite che i video di Mattiz non servono a niente, eh? Ci nasconderemo dentro questa casetta, come vi ho mostrato anche nel video dei tre loot belli, carini, fighi. E non possiamo aprire le casse, sono anche due casse. Tre casse! Potete ammirare ben tre casse in un cubo 1x1 di Fortnite Battle Royale. Potendo utilizzare solamente gli oggetti degli airdrop, non le posso utilizzare. Amici miei, è tristissimo da fare, ma pur di fare un po' di materiale. Ai più deboli di cuore non consiglio di vedere questa parte del video, ma skippate. Sto per piangere. Coraggio Mattia, coraggio. Ma se io rompo qua, non è che trovo qualcosa di strano, vero? No. Ecco cosa trovo di strano. Ho trovato un bel gioco da fare. Sì. Beh, devo dire, non è poi così noioso. Volendo potrei fare anche una cosa del genere. E sprecare palline regalate da Fortnite e lanciarle in acqua, sì. Extreme Makeover Home Edition by Mattiz. Eccoci qua. Benvenuti nella mia nuova casa. È progettata in modo molto preciso, oserei dire millimetrico. Da come vedete è costruita con un materiale resistibilissimo. Ha un tetto e il punto forte, mi verrebbe da dire, di questa magnifica casa, sta arrivando la tempesta, oh cacchio, è che ha un balcone con vista a quasi 360 gradi. Se ne siete capaci potrete fare anche una modifica del genere. Sappiate però che il vostro tetto cadrà. Ora io beccherò sicuramente qualcuno. Ecco, dico io, ma tu in safe non ci vai? Te lo auguro di andarci, te lo auguro. Anche da lontano potrete vedere che la nostra casa è diventata cos'è? Se prendo danno dalla tempesta rido. Ho calzeggiato così tanto tempo che ancora non ci sono arrivato nella safe. Eh sì, adesso mi colpirà anche la tempesta. Va bene. Dobbiamo sperare che arrivi. Ok. Ok. This is an airdrop. E con gli airdrop possiamo sparare. C'è un nemico, c'è un nemico in casa. O è un fantasma, ma i fantasmi stanno appesi. O quello che ho visto è un nemico. No, vabbè, dobbiamo andare nel lago. Oh mio Dio. No, mi ha visto. Prima che mi pushi. L'airdrop è atterrato. Non mi sta inseguendo. Credo che non mi stia inseguendo. Credo che non mi stia seguendo. Se mi spara una cecchinata adesso è finita. Costruiamo. Ok, ragazzi. No.
Non posso. Cioè, ho fatto tanto per aprire un airdrop. E tu mi dai questo. Niente, adesso tentiamo di nasconderci in safe da qualche parte. Vabbè, non lo so cosa dobbiamo fare, ragazzi. Sto laggando pure. 581 di ping. Cosa? C'è gente che si spara a pinnacoli. Noi però dobbiamo andare in safe. La casetta boschetto bisunto qui, quella dei posti nascosti che vi ho fatto vedere, in questo momento sarebbe fantastica da raggiungere. Pensate a sparare da lì. Che spettacolo. Il problema è che è veramente troppo lontana. C'è un nemico. Ok. No. Sì, forse ho un'idea, forse ho un'idea. Mi continuo a chiedere perché faccio queste cose. Stiamo raggiungendo. No, non ce la facciamo a raggiungerla. Dobbiamo andare a nasconderci in qualche casetta, ragazzi. Non ho altre opzioni. Non so cosa fare. Cioè, vi state rendendo conto che io sto andando in giro così libero per la mappa, vero? Nessuno ci vedrà. Nessuno ci vedrà. Fidatevi di me. Utilizziamo questo coso per vedere se c'è qualche airdrop che sta cadendo. No, nessun airdrop. Ma è possibile che non ci siano airdrop che scendono? Ma che cos'è? Dai, siamo rimasti in 6. Guardalo quello. Io ci provo. Io ci provo. Io ci provo. Ci sto provando. Ci sto provando. Vai! No, niente, non ci arrivo. Eccoli, eccoli. Li sento. Guardali quei due. Boom. Muoiono tutti. Se io sparo l'airdrop lo faccio cadere più velocemente. Non lo so, non lo so. Proviamoci, ragazzi. Nuovo esperimento. Oddio. No. Non l'ho colpito. Quei due devono continuare a spararsi fino a quando io non apro sto coso. Corri. Guarda lì. Dai. No, si sono uccisi. Allora, ci provo. È la prima partita che faccio, raga. Ragazzi, è la prima partita che ho fatto oggi, registrando. Ah, non avevo ancora fatto una vittoria reale. Wow, mamma mia. Questi del 3 marzo me li leva tutti. Sì, vabbè, del 3 marzo. Del 3 ottobre me li leva tutti e del 4 ottobre ho solo una partita. Io in genere vado in panico in quei momenti, invece no. Andiamo a vedere il momento leggendario in cui Mattiz apre l'airdrop. Tun 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 tun. Possiamo ammirare
il modo in cui costruisce le mura intorno al suo lancio di rifornimenti, mentre il nemico è lì, lui con la sua agilità si prepara, apre l'airdrop e riesce a trovare una doppietta. Veramente grandi applausi per lui. Qua ci sto io che lo pusho con una sola arma, l'unica arma che avevo tranne il bazooka. Schivo con la jump, gli vado addosso, lui deve switchare, quindi perde tempo e vinco. Ci provo un'altra volta. Non mi è mai successo, o comunque mi è successo pochissime volte, di vincere una challenge del genere a prima botta. Quindi boh, mi ha spiazzato un pochino. Abbiamo trovato un'altra utilità alle casette che vi ho mostrato nei tre posti segreti. Infatti adesso stiamo andando all'altra. E niente, abbiamo trovato la loro utilità, ecco. Oltre a darci il loot, ci regalano anche vittorie reali. Mi ha visto. Ok, facciamolo morire. Facciamolo morire. Facciamolo morire nella tempesta. Io non ho niente da perdere, tu invece sì. Guarda come stai per morire. Guarda come stai per morire. Guarda che fascia. Me ne volevi ammazzare. Adesso moriremo insieme. Muohohohoho. Stupido bufo. Guarda come corri. Sì, vai, spara. Spara quello che vuoi. Sì. Dai, se vuoi ti pusho pure. Non ho problemi. Vai. No, il materiale. Materiale. È un problema. È un problema. È un problema. No! Dimmi che muore. E la nostra missione ha funzionato, ragazzi. È morto pure lui, no? Niente, ragazzi. Livello 16 del pass. Abbiamo sbloccato questa nuova emote fantastica. Guardate le missioni. Mamma mia. Quanto sono forte con le missioni. Io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel mi piace. Anzi, non è che se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Lo dovete lasciare per forza. Sono riuscito a fare una vittoria reale aprendo solo airdrop alla prima partita. Vi sfido a fare di meglio. Cioè, la prima volta che ci provo non mi sono neanche allenato, diciamo. Cioè, proprio così, l'ho pensata mentre stavo sul letto a cazzeggiare. Mi sono alzato, l'ho registrata, prima partita, così, ciao. Noi ci vediamo domani o dopodomani con un nuovissimo video. In descrizione trovate Instagram e la mail per mandarmi le vostre clip, per partecipare nei miei video e avere la possibilità di registrare un video con me. Noi ci vediamo domani o dopodomani con un nuovissimo video, anche se l'ho già detto. E niente, bella ragazzi.